voglio dare un caldo bentornato a Sara Papa, maestra panificatrice. Ciao Sara, bentornata con noi a Gheo. Come stai? Benissimo, grazie. Tu? Bene. Vedo sempre molto bella. Grazie. Tu oggi ci regalerai un pane speciale, un pane fatto con le pere nell'impasto, che avrà anche una forma che richiama quello delle pere. Sì, gliel'ho data all'ultimo minuto, ma insomma ho cercato di dare pere e noci. Bellissimo. E sempre comunque tu sai che io utilizzo la farina integrale, o comunque questa di tipo 1. E abbiamo praticamente, prima di tutto, il lievito. Oggi ho portato anche quello in pasta liquida, che si chiama Licoli. Licoli. No, che è molto utilizzato anche in Francia, no? Invece noi lo possiamo utilizzare sia asciutto come quello questo. Quello è il tuo lievito madre, questo, questo bambinello lì che cresce, lo vedete. Il lievito madre di Sara, hai scritto anche dei libri proprio sul lievito vivo. Sì, lievito madre vivo. E questo invece? È in liquido. Liquido, che utilizzano in Francia, anche in America. E si trova qui da noi o lo dobbiamo fare? Ce lo facciamo. Come si fa? Stessa quantità di acqua e farina. Vabbè. Sempre partendo dalla farina 1 e ha un profumo che ti ho fatto sentire prima di, buonissimo, di yogurt, molto delicato. Ne mettiamo un 100 grammi, l'ho portato in pasta perché è più comodo per noi in trasmissione. Poi gli mettiamo l'acqua, che sono quei 220. Io adesso ne lascio. Per quanto di farina stai facendo? 400. 400 di farina, 220 poi gli di mettiamo acqua. Un pochino di miele, che sono 20 grammi. Che buono. Okay. Cosa fa il miele nell'impasto? Beh, dà il dolce praticamente, ok? Perché molti utilizzano il miele per dare importanza alla lievitazione. Invece io glielo do se voglio dare il dolce. Okay. Le noci. Poi volendo possiamo mettere anche il lievito di birra, 5 grammi, pochissimo. 5 grammi per 400 di farina? Sì, okay, ma anche di meno, anche volendo, di meno. Anche di meno. Ok, cerchiamo di fare l'impasto. Le pere, un'altra cosa importante è che le pere rilasciano tanta acqua e allora bisogna asciugarle. Quindi una volta sbucciate dobbiamo lasciarle asciugare. Asciugare un po', altrimenti l'impasto risulta colloso. Ok. E quindi procediamo all'impasto. Per ultimo mettiamo il sale. Ti lascio impastare un pochino, lascia pure le pere asciugare un momento. Emanuele, adesso sulle pere noi andiamo a scoprire qualche cosa di nuovo, vero? Certo, perché buonissime le pere da sempre. Pensate tra l'altro che il ciclope Polifemo ne offrì a una ninfa per conquistarla e per farla sua. Andiamo a conoscere meglio le pere in questa scheda filmata di Federica Annibali. Insieme a mela e banana, la pera completa il magnifico trio dei primi frutti che impariamo a conoscere fin da piccoli e che continuiamo ad amare anche da grandi per la loro dolcezza irresistibile. La pera è nota al palato da 4.000 anni, periodo al quale risalgono le prime coltivazioni. Anche Polifemo, per far colpo sulla bella ninfa Galatea, le offrì, oltre che terreni e greggi, il suo magnifico frutteto ricco di saporosissime pere. A Roma, al tempo di Catone, le cultivar conosciute erano appena 6, ma già con Plinio arrivarono a 40 diversi tipi. Se nel XVII secolo, al tempo di Luigi XIV, Le Roi Soleil, le varietà di pere conosciute erano salite a 500, nel Settecento si mangiavano le pere come dolce da passeggio, una sorta di street food. Dall'Ottocento in poi la pera ha letteralmente conquistato il mondo e oggi è presente con le sue diverse varietà in tutti i continenti. Si stima che attualmente esistano oltre 5.000 tipi di pere, tra cui la più nota è di sicuro la Williams, che è originaria dell'Inghilterra. Le varietà più amate e comprate si riducono però a non più di una decina: Abate, Fetel, Decana, Kaiser e naturalmente la Williams, la più acquistata. Al mercato se ne vedono di tutti i colori. Ci sono pere verdi, rosse e anche gialle, più o meno grandi, più o meno dure. Come scegliere una buona pera? Vanno preferite le più grandi della stessa varietà, perché significa che sono state raccolte da una buona pianta, hanno assorbito più linfa e sono in una fase di maturazione avanzata. Se sono troppo piccole, potrebbero essere state raccolte immature. Vanno tastate all'altezza del picciolo, che deve essere leggermente cedevole. In cucina Gheo, dove oggi c'è una grande maestra della panificazione, Sara Papa, che ci sta preparando un pane con le pere e le noci.
Allora. Ti abbiamo visto versare tutti gli ingredienti tranne le pere che erano state tagliate a pezzettini e lasciate un po' asciugate. Okay. Bisogna fare molta attenzione perché altrimenti diventa colloso l'impasto. Okay. Se sono bagnate le pere. Esattamente, no, perché la tirano comunque l'acqua. Poi si impasta. Allora, si impasta, si fa una bella palletta. Sì, e si lascia riposare. Si lascia lievitare. Lievitare, okay. Quanto tempo? Ma deve raddoppiare il volume. Dopodiché, vedi, la prendiamo. In questo caso la lievitazione lunga è importante? Sì. Tu quanto diciamo fai lievitare i tuoi impasti? Con lievito madre l'importante è avere una temperatura del forno, no? Sì. Accendiamo la lucina del forno e quindi ci dà una temperatura di 27-28 gradi. Guardate che bello che è. Dopodiché facciamo una cosa, guarda, fuori. Facciamo prima la palletta, poi la assottigliamo in questo modo e io poi, siccome utilizzo le pere, faccio questo. Gli rimetti il picciolo della pera, ma guarda che bella. E poi lo mettiamo nella teglia da forno. Io voglio far vedere la foto di come verrà, perché questa ricetta che ci sta regalando Sara è tratta dal suo ultimo libro, Il pane della vita. È l'ultimo questo, vero sì, Sara? Sì, l'ultimo, è uscito da poco, è bellissimo e ci sono tantissime ricette straordinarie, tra cui questa, vedete quella che stiamo facendo. Ma noi. Sai che bella oggi questa pomeriggio. Qua? Sì. Bellissimo. Questo è pane, sembrano pere, ma in realtà è pane. Ma è molto buono per la prima colazione anche. Sì, ecco. C'è anche la frutta dentro, bellissima. Quindi a questo punto di fare le forme. Quindi è molto carino anche per i bambini. Va bene, quindi cosa stai preparando? Poi sto preparando quando noi abbiamo praticamente le pere che sono mature, ecco adesso abbiamo messo un po' bruciacchiato, alto, però non fa niente. Ok, facciamo asciugare l'acqua, dopodiché mettiamo un pochino di miele per dargli il dolce ed eventualmente un pochino. E prepariamo una salsa. Allora, adesso io saluto Giuseppe Morino, bentornato caro Giuseppe. Buonasera. Dietologo, nutrizionista all'ospedale Bambin Gesù di Roma, perché con te oggi Giuseppe vogliamo scoprire tutte le proprietà delle pere, della pera, che è un frutto straordinario, pensate che è la prima cosa con cui vengono svezzati i bambini, no? Il primo alimento dopo il latte materno di solito è una pera, perché? Diciamo che la pera si caratterizza soprattutto perché è dolce, perché contiene una quantità di zucchero, per cui il bambino già latato al seno o comunque con un alimento dolce più facilmente può prendere gli alimenti diversi, quindi da questo punto di vista cominciare con un cucchiaino può aiutare un bambino ad abituarsi al cucchiaino ad una pappa diversa, anche se poi nel bambino lattato al seno ci interessa prendere la pappa con la carne, perché poi c'è il problema delle proteine, quindi diciamo che la pera è una fase di passaggio. Però questo ci dice quanto questo frutto sia poi amato da tutti quanti, da bambini, anziani, e nutrizionalmente è adatto sia al bambino piccolo sia all'anziano, perché oltre al discorso dello zucchero che dicevamo prima, del fruttosio che contiene, che lo rende appunto gradevole, non scordiamoci che la pera c'ha però l'83% di acqua, quindi questo significa che all'interno anche di un'alimentazione controllata, di una dieta ipocalorica, può essere benissimo un modo di mettere la frutta. Quindi non è una frutta che fa ingrassare? Non è una frutta che fa ingrassare, ovviamente dipende poi dalla quantità, però diciamo conteniamo su 100 grammi, 83 è acqua, quindi capite che l'apporto calorico poi è insufficiente. Cos'altro contiene? C'è un'altra caratteristica molto importante, questa diciamo che è presente un po' in tutta quanta la frutta e la verdura, ma si caratterizza, è la presenza delle fibre. In particolare ci sono due tipi di fibre che contiene la pera. Una è la lignina. La lignina ha un'azione di richiamare acqua nel lume intestinale, per cui facilita l'evacuazione. E qui torniamo, la bambino piccolino, lattato al seno, che magari ha difficoltà ad andare al bagno, o l'anziano, che spesso ha problemi di stipsi, il discorso della pera può essere sicuramente utile. Ma quasi come un kiwi, dici? Diciamo che il kiwi ha più fibra e quindi c'è una cosa maggiore di più, però sicuramente può avere un effetto in questo senso. L'altro tipo di fibra che contiene invece è la pectina, che ha un'azione invece metabolica. L'azione metabolica cosa significa? Che ad esempio lega il colesterolo, quello diciamo cattivo, e quindi in questo senso può agire come prevenzione a certe malattie cardiovascolari. In tutto questo però c'è un grosso problema che riguarda anche ancora una volta molto il tipo di frutta. Che queste proprietà nutrizionali sono soprattutto nella buccia. Questo che tu hai detto, bisogna mangiare le pere con la buccia? Nel senso che non solo quello, ma principalmente nella buccia. Quindi chiaramente che cosa significa? E sappiamo peraltro che la buccia, soprattutto in certi tipi di cibi, eccetera, è soggetta a tutta una serie di trattamenti. Certo. Quindi
pur non essendo io un assertore in assoluto del cibo biologico, certamente prediligere in questo senso, soprattutto per il bambino piccolo, certo, un alimento biologico in cui io posso semplicemente lavarlo e quindi dare al bambino anche della buccia, può essere, direi, un utile consiglio. Assolutamente sì. Ecco, quindi abbiamo detto che contiene moltissime cose la pera. Assolutamente sì. Anche calcio? Contiene anche una piccola quantità di calcio e contiene soprattutto altri tipi di vitamine, la vitamina A, il complesso B, la vitamina C, che in questo momento, ad esempio, è molto importante nel periodo influenzale a cui stiamo andando. L'acido folico, che se ne abbiamo già parlato anche in questa trasmissione, è importante per la donna che ovviamente pensa di avere un figlio già in gravidanza per la prevenzione della spina bifida. Quindi diciamo che è un cibo buono e che fa bene. Come in fondo lo è tutta la frutta. Tu dicevi che in questo periodo dell'anno la vitamina C ci protegge, ci rinforza le difese immunitarie, ma in fondo tutta la frutta, cioè noi non dovremmo mai dimenticare la frutta nella nostra alimentazione. Assolutamente, d'altro canto le linee guida di una corretta alimentazione dicono che frutta e verdure dovrebbero essere presenti 5 volte nell'arco della giornata, in cui pranzo e cena in genere dovrebbe esserci, non è così, ma dovrebbe esserci la verdura e quindi la frutta ce la giochiamo poi nelle altre giornate. La merenda è l'indicazione che noi diamo per un bambino che voglia crescere bene, ad esempio, soprattutto se magari tende ad aumentare un po' il peso, è che la merenda sia a base di frutta. Non è facile questo che avvenga, però direi che da questo punto di vista ci sono anche dei metodi per poterlo fare avvenire questo. Cioè? Dei piccoli segreti, consigli per propinare la frutta è come che merenda? Normalmente il bambino che arriva con una pera a scuola e a merenda a scuola, diciamolo tra virgolette, sì, è lo sfigato, viene considerato come tale colui che è preso in giro. Allora cosa devo fare per fare così? Io dico ai genitori, organizzate voi una festicciola con altri bambini a base di frutta, in cui il bambino, non so, si preparano degli spillini di frutta, con la pera si fanno delle cose carine, hai visto Sara prima il pane fatto in quella maniera, cioè prepariamolo in una certa maniera e facciamo sì che l'offerta della frutta sia positivo. Per cui io quando arrivo a scuola con questa cosa non sono visto come il negativo, ma diventa il positivo. E poi un'altra cosa carina, si può dire di preparargliela questa frutta che va a scuola. Assolutamente sì. In un bel contenitore, tagliata bene, carina, ad esempio, con ecco, il limone sopra in maniera che non annerisca. Bravissima, cioè, ad esempio la macedonia. Io quando la macedonia è una cosa, se gli mettiamo un po' di limone che non annerisce, io dico ai genitori, dategli sempre 2 cucchiaini, perché uno sarà per lui, ma ci saranno gli altri che la vorranno assaggiare. E quindi diventa positiva a quel punto la proposta. Assolutamente, grazie. Grazie a Giuseppe Morino che è venuto a trovarci per Bambino Gesù, grazie. Io torno da Sara, andiamo a vedere come va questo pane stupendo allora, che hai fatto. Intanto allora, facciamo vedere il pane pronto. Okay. Che bello. Ed è questo. Allora, tu hai fatto quelle forme bellissime, le hai messe in forno quanto tempo e a quanti gradi? Allora, i gradi 190 per 30 minuti, 35, poi dipende dal forno. Appunto, la pera cotta in padella senza niente, perché così asciuga l'acqua, un pochino di miele, un pochino di limone o di finger lime, come se ho portato dal mio terrazzo. Questo finger lime che hai portato dal terrazzo, guardate che strano, è bellissimo, che cos'è, il caviale di agrumi questo? È profumatissimo, vedi, il caviale di agrumi sono profumatissimi. E da dove vengono? Vengono dall'Australia. Dall'Australia. E si coltivano in Calabria e la pianta l'ho presa in Calabria. Quindi ha un po' il sapore del lime, però il limone, è particolare, molto fresco. È un'esplosione. E cosa fai con questo? Ma lo metto sui piatti di pesce. Ieri sera l'ho messa nella camomilla, per esempio. Che bella, era straordinaria. Sul risotto. Una cosa nuova. Niente, quindi possiamo fare la marmellata in 10 minuti, in un attimo. Beh. Quindi pane per i bambini come con le pere. Beh, io ti ringrazio molto. Brava, complimenti. Grazie a Sara Papa. Grazie. A poi tornerai a farci altre ricette di questo libro bellissimo. Ve lo ricordo, Il pane della vita. Tornerai a farcene altre qui a Gheo.